c'è acrilico e acrilico. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi parliamo degli acrilici. Ve ne avevo già parlato in maniera abbastanza approfondita in questo video, però oggi faccio un upgrade di quel video perché mi va di fare una distinzione tra diversi tipi di acrilico venduti in commercio. Infatti, quando noi andiamo a comprare un colore acrilico, di solito è questo che chiediamo: un acrilico giallo, ma non abbiamo molto spesso la lucidità di scegliere la acrilico giusto che fa per noi e per il nostro lavoro, perché non tutti gli acrilici sono uguali e c'è un acrilico per ogni differente tecnica e un acrilico per ogni differente scopo. Oggi di questo vi voglio parlare. Prima di passare di là però voglio ricordarvi che se volete aiutare Arte per te potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Grazie se lo farete, e non fa niente se non potrete farlo. Grazie lo stesso solo per essermi stati ad ascoltare. Vi invito tutti però a seguirmi sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K, e a seguirmi anche su tutti i miei altri social, Instagram, Pinterest, Facebook. Cercate sempre Arte per te con pennello bianco su fondo rosso e troverete il mondo creativo di Arte per te in diversificate forme nel web. Ora basta parlare e andiamo a scoprire il variegato mondo degli acrilici. Ed eccoci qua con una serie diversificata di acrilici, perché acrilico è tutto, ma è tutto diverso anche. Ci sono tanti tipi di acrilici, ognuno con funzioni differenti e con finish differenti. E proprio questo andremo a vedere oggi. Vedete, qua ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ben 9. E diciamo che in commercio non ci sono solo questi. Partiamo dalla cosa che hanno in comune tutti gli acrilici. Tutti gli acrilici si solubilizzano in acqua. Gli strumenti vengono puliti in acqua, il medium dell'acrilico è l'acqua. Tutti questi acrilici possono essere addizionati con tutti i medium degli acrilici, cioè gli essiccativi, gli ulteriori essiccativi, i ritardanti, perché l'acrilico è un colore che essicca molto velocemente, quindi chi vuole lavorarlo di più ha bisogno di ritardarne l'azione. Possono essere verniciati tutti con le stesse vernici per acrilici, però tutti questi acrilici si comportano in maniera differente. Adesso facciamo un excursus dai più semplici, diciamo così, da usare, quelli più per hobbistica, ai più professionali. Nel fare questo tipo di disquisizione non mi soffermerò sulla marca di un acrilico quanto sulla formulazione, perché di varie marche ci sono le differenti formulazioni. Abbiamo visto che il Trait d'Union quindi è l'acqua con cui si solubilizzano. Gli acrilici più semplici che possiamo trovare in commercio sono questi con queste confezioni a bottiglietta, diciamo così. Sono degli acrilici abbastanza fluidi e sono gli acrilici detti per hobbistica. Sono, diciamo, quegli acrilici che servono per un range di creatività che appartiene più appunto all'hobbistica, quindi tutto quello che concerne il decoupage, tutto quello che concerne la one stroke painting, la tecnica del puntinismo, tutte quelle tecniche un po' passatempo anche. Non sono colori molto performanti su tela, quanto grandiosamente performanti su oggettistica, carta, tutto quello che è di più semplice utilizzazione, perché hanno una formulazione molto molto fluida. Vedete come si spande a goccia, e non sono adatti per essere passati a spatola perché sono troppo liquidi, ma si spandono molto bene a pennello. Hanno una buona coprenza però nella sovrapposizione tonale, perché al primo passaggio, come vedete, hanno un film talmente sottile da essere molto molto trasparente e quindi non si arriva subito a tono.
sebbene abbiano una vivacità interessante, specialmente questi che sono della APA Color e quindi sono un ottimo marchio. Non tutti hanno la stessa coprenza e la stessa pigmentazione, quindi sì, vabbè, mi soffermo anche a parlarvi un attimo della marca, perché devo dirvi che se li comprate di marca scognita non è detto che abbiano questa lucentezza e coprenza, ma come vedete assomigliano un po' a un acquerello molto carico, un po' a una tempera molto magra, e per meglio performare dal secondo passaggio in poi sono fantastici. Una particolarità è che il film così sottile fa sì che il colore si asciughi subito, quindi che i tempi di posa si riducano notevolmente, il che è ottimo se una persona deve fare così una cosa veloce a caso, un oggettino, ma è un pochettino antipatico se dovete dipingere un quadro, perché appena date la traccia è subito pronto e quindi non potete avere grandi ripensamenti. Questi colori, appunto, vi dicevo, lasciano uno strato sottilissimo di colore, e questo è anche ottimo perché la stesura quindi non viene striata e viene molto molto semplice. Sono i cosiddetti prodotti appunto per hobbistica e non vanno bene per le opere, cioè si possono usare ma non vi performeranno in maniera entusiasmante su opere un pochettino più importanti. Poi ci sono, sempre della serie hobbistica, i decorativi. I decorativi sono tutti quegli acrilici perlati, perlescenti, glitterati, ce ne sono veramente metallici e metallizzati, insomma di diversificata natura. Sono questi mediamente fluidi e vengono quasi sempre venduti a tubetto plastico oppure a barattolo, però quelli a barattolo sono di una qualità superiore. Anche questi si stemperano in acqua, ma anche questi, per performare benissimo, vanno utilizzati quasi asciutti. Vi faccio vedere. E anche questi rilasciano un film sottilissimo e hanno una stesura super veloce. Anche questi creamy metallic sono più adatti per l'hobbistica che non per la creatività seria, diciamo così, per le opere d'arte. In primis perché il metallico sulle opere d'arte è sempre molto relativo, e in secondo perché proprio la texture non è una texture importante, è una texture abbastanza ingenua, diciamo così, non lascia passaggio di pennello, quindi non si vede la mano dell'artista, è più una pittura per ricoprire bene un vassoio che non per ornare e dare un giusto tono ad una tela. Della stessa famiglia, sempre con la stessa texture, troviamo i semi gloss. Sono degli acrilici un po' più particolari. Io qua ho preso un colore veramente sciocchino, perché sono voluta rimanere tutta sul verde, e sono degli acrilici, anche questi da utilizzare meglio in assoluta purezza, perché in assoluta purezza mantengono anche la lucentezza di cui parlano, il gloss. Non sono degli acrilici che asciugano totalmente mattificando, ma sono degli acrilici che mantengono un minimo di lucentezza nell'asciugatura. Anche qui il film è molto sottile, e anche qui un altro metodo buono di applicazione è il passaggio a tampone, che non vi farò vedere perché proprio io odio i passaggi a tampone. A differenza del primo caso, però, questo secondo caso può anche essere passato a spatola e regge il movimento della spatola, perché essendo così cremoso, creamy appunto, riesce a sostenere la materia, cioè la materia non si apre sul foglio ma mantiene una struttura che non sarà una struttura super corposa, ma comunque sia ha una sua struttura
iniziale che può piacere, poi fate conto che con l'essiccazione i volumi si ridurranno un po', quindi questo verrà un pochettino più asciugato. Di questa tipologia ci sono anche i satinati, sono una altra tipologia di acrilico, sempre in solitamente tubetti plastici, con una cremosità più sostenuta dei metallici e dei semigloss, infatti reggono molto molto bene la spatola e hanno un'asciugatura, come dice il termine stesso, satinata. Possono essere usati sia in purezza, hanno una struttura maggiore, il film comincia ad essere più spesso e quindi si vedono le striature del pennello, cosa che per l'hobbistica è un male, ma per la pittura è una cosa meravigliosa, perché se non ci fossero le striature del pennello, addio Matisse, Monet, Van Gogh, insomma, le opere rese celebri nel vedere proprio il passaggio del pennello dell'artista. Quindi il finish è satinato, ma la passata è coprente sin dalla prima passata. Vedete qua come si vede la trasparenza del foglio? E qui invece com'è assolutamente coperto sia la parte asciutta che la parte passata diluita con l'acqua. Sono dei colori che performano meglio, sono più professionali. E poi, quindi via via, passiamo ai più professionali. Qui abbiamo per esempio il glossy in tubetto metallico. Il glossy in tubetto metallico è molto bello perché ha la texture, guardate come tiene bene il colore, proprio fa la tipica goccia da tavolozza, e anche questo può essere usato, lo metto qui, può essere usato sia da solo così in purezza. Si vede il passaggio pur del pennello, lascia la striatura della setola, pur non essendo coprente perché glossy, quindi per dare quella lucentezza è miscelato a delle vernici che ne stemperano maggiormente la coprenza, ma bellissimo anche diluito. Questo prodotto però è molto bello proprio perché asciugando perde quella opacità tipica degli acrilici, e molto spesso molte persone vogliono dare lucentezza agli acrilici e non sanno come fare. Bene, usare un prodotto glossy aiuta in maniera notevole. Io, vabbè, li ho della Ferrario perché me li hanno mandati loro, ma ci sono di 2 milioni di marche, i lucidi, gli acrilici che con finish luminoso e lucido o glossy, quindi potete cercarli dal vostro negoziante di fiducia della marca che tratta lui. L'importante è che le marche siano marche buone e, se posso suggerire, permettetemi, preferibilmente un prodotto italiano. Bravo. Cosa? Comprate italico. Continuiamo la nostra carrellata e andiamo dal più professionale dei nostri amici, il tubetto classico in metallo, in latta. Il tubetto questo è un Max Acryl. Vi faccio vedere la spremitura della goccia. Wow, guardate, questo esce accompagnato da una gettata, vabbè, anche perché è un po' vetusto, di olio. Cosa significa? È uno di quei colori che è molto molto adatto alla tela per la sua texture bella solida, ma nello stesso tempo molto grassa, che gli permette una stesura veloce, molto pittorica, come vedete, nello stesso tempo molto coprente,
con un film bello spesso e grasso che poi verrà ad asciugarsi nel classico opaco dell'acrilico. Si può utilizzare sia in purezza che miscelandolo, infatti questi oli che vedete sono solubili in acqua e guardate che meraviglia di gradazioni che ne vengono fuori, stupendo. E poi naturalmente questo è quello che più di tutti si propone per la pittura materica, è quello che macchia il foglio con un colore di fondo e poi vivacizza l'essenza con la struttura in pasta che ha un colore pieno e veramente veramente bello, è ricco ricco, e anche la texture non è liscia e cremosa, ha una sorta di ruvidità, rusticità che rende questo acrilico un acrilico da pittura su tela, su tavola, un acrilico importante. I tempi di essiccazione di questo sono leggermente più lenti di tutti gli altri perché dà proprio la possibilità, grazie a questa miscelazione di oli, di essere maggiormente lavorato, maggiormente impastato, diciamo che è un plus questa sua possibilità di manipolarlo più a lungo nel tempo. Passiamo poi agli acrilici che conoscete tutti, questi in vasetto, altra grandissima importante struttura, più cremosa la struttura di quella in tubetto, più miscelata, vedete, coprentissimi, sono gli acrilici migliori per chi ha grandi superfici da dipingere, per chi dipinge con una certa frequenza, perché sono acrilici che comunque per la loro conformazione a vasetto risentono moltissimo della esposizione all'aria, cioè se non li conservate bene seccano molto velocemente. Bellissimo in purezza, ma bellissimo anche, vi metto qua una strisciata, diluito con l'acqua, è bellissimo anche passato a spatola, vedete, malgrado sia cremoso lui proprio per la sua texture così importante, piena di pigmento, molto molto strutturata, diciamo che la componente pulvirulenta, diciamo così, di pasta all'interno della miscela ha un corpo molto importante, mentre in queste qui il corpo, cioè la parte pulvirulenta, è meno presente, quindi sono più i gel che tengono in sospensione il colore, per intenderci, mentre qui da questo in poi vedete come la pigmentazione fa parte proprio del processo di impasto, c'è più colore e quindi performano meglio, sono i migliori. Per il bianco e per il nero io vi consiglio di comprare questo se dipingete, perché a parità di marca, diciamo così, questo è veramente veramente molto più conveniente, basta saperlo tenere bene, vi ho spiegato mi pare come si mantengono gli acrilici, se così vi metto il link qui, e un ottimo ottimo formato, perché di bianco e di nero e di terra ombra naturale se ne consuma veramente tantissimo. Ultima novità è questa, che è un nuovo tipo di acrilico, che è l'acrilico fosforescente. Questo in realtà non ha una sua importanza solo. Questo per esempio è arancione, ma darà l'effetto fosforescente arancione, ma se lo passiamo in purezza, lo passo qua, vi faccio vedere, è una cosa quasi trasparente, diciamo che è una sorta di vernice trasparente da dare sul colore principale. Voi fate la mano di arancione sotto, bene, poi passate questa che si caricherà durante il giorno con la luce e poi diventerà fosforescente la notte. Più copioso sarà lo strato, per questo vi consiglio di andare tono su tono, maggiore sarà l'effetto
fatto della fosforescenza. Quindi in commercio tanti acrilici, tutti diversi. All'hobbista io, a chi li usa per hobby, consiglio questi con qualcuno anche di questi, perché i prezzi sono differenti. Qua ci attestiamo intorno ai 3-4 euro a tubetto, qua saliamo intorno agli 7-8 euro, quindi è questa la differenza, no? A prezzo corrisponde in questi casi anche l'efficacia del prodotto. Ma se a noi non serve, ma se noi per esempio dobbiamo decorare un vassoio, è inutile comprare questi, perché spenderemmo solo dei soldi in più. Meglio decorare con questi, perché hanno un film più sottile, già subito asciutto, non dà problemi, è molto stabile, quindi vanno più che bene. Un'altra cosa ve la devo dire: ovviamente questo diventa come questo se lo diluite bene. Insomma, diciamo che non è che se comprate un colore in pasta molto densa come un tubetto metallico non riuscite ad arrivare alla consistenza dell'hobbistica. Ovviamente diluendolo e impastandolo bene, o con dei medium appositi per diluirli, o semplicemente con l'acqua, arrivate allo stesso grado di diluizione. Ci vuole soltanto un po' di pazienza, quindi non togliere tutti i grumi, schiacciare ben bene e vedete, è diventato liquido pure questo, non ci vuole nulla, è solamente però il pronto all'uso che fa tanto comodo in questo caso. Bene, questa la distinzione tra i vari acrilici in commercio. Ripeto, io qui più o meno ho tutto marca Ferrari e Pentart, perché sono le aziende con cui ho collaborato e che mi hanno mandato i colori, però in generale di queste categorie li trovate di tutti i marchi importanti. Quindi buona caccia al vostro acrilico preferito, e da oggi scegliete l'acrilico in funzione a ciò che dovete fare e non così andare dal negoziante senza sapere cosa chiedere, anche perché molto spesso i negozianti non vi sanno consigliare. Quindi per quello, ciombretta, spero di esservi stata utile, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Un grande bacio. Bene, da oggi in poi non ci sarà più voglio un acrilico, ma voglio quell'acrilico perché devo fare quella determinata cosa. Capite bene che questo vi porterà un grande risparmio di energie, di tempo e ottimizzazione anche nel lavoro, e non vi sentirete persi quando il vostro acrilico non reagirà come avevate immaginato. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook, ma soprattutto venitemi a trovare sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!